Salve e buongiorno. Mi è appena arrivata la tavoletta luminosa LED che avevo ordinato. Andiamo a scoprire insieme il contenuto della confezione. Apriamo. Questa è la tavoletta, un piccolo foglio di istruzioni e il cavetto per collegarla. Andiamo direttamente sulla tavoletta. La tavoletta ha le dimensioni di una 4. È formata da una parte in vetro ed una in plastica, dove sono disegnati i due righelli, orizzontale e verticale. Qui troviamo il pulsante di accensione e la porta per collegarla. Andiamo ad attaccarla. Accendiamo. Potremmo collegare la tavoletta ad un PC oppure ad un power bank. L'importante è che riesca a tenere accesa la nostra tavoletta. Utilizzando un power bank ci sarà anche più comodo spostarla e portarla dietro. Andiamo a vederne il funzionamento. Si tratta di una base luminosa per poter copiare i fogli, mettendone uno sopra l'altro. Andiamo a provarla. Ho portato alcuni disegni. Prima di tutto va posizionato il nostro foglio che vogliamo copiare. Sopra di esso andremo a mettere il nuovo foglio su cui vogliamo copiare. Appoggiamo il nuovo foglio e avremo la possibilità di vedere facilmente il contenuto del foglio sottostante. È consigliabile utilizzare qualche supporto per tenere fermo il foglio, in maniera che non possa scivolare. Il foglio superiore, inoltre, deve essere abbastanza sottile per poter permettere di vedere al di sotto. Infatti, provando ad utilizzare qualcosa di più doppio, vedremo che non otterremo nessun risultato.
Avremo inoltre bisogno di fogli singoli e separati per agevolare la nostra copiatura. In questo caso, ad esempio, essendo un foglio attaccato in un album, sarà abbastanza scomodo utilizzarlo e non ne sarà possibile accedere a tutte le sue parti. Quindi andremo a staccare il foglio dall'album per poterlo utilizzare. È un qualcosa di davvero semplice, ma che nel complesso funziona. Come qualità sembra molto buona, soltanto che è abbastanza fragile. Quindi facciamo attenzione a non farla cadere, perché immagino che questa, almeno la parte in vetro, andrà in mille pezzi. Ecco, qui non c'è altro. Come power bank ho utilizzato questo della Courier, che è da 6.000 mAh, quindi molto piccolo e portatile, ma sempre della Courier. Ho anche questo da 20.000 mAh, un po' più grande e pesantuccio, ma sono due power bank che posso consigliarvi perché li posseggo da più di un anno e non ho mai avuto alcuna problematica con essi. La tavoletta consuma davvero poco, quindi sarà, anche con quello piccolo, la durata sarà abbastanza lunga. Non c'è null'altro da dire, davvero molto semplice come cosa. Per ora è tutto. E alla prossima!